Sindaco Quinci, qual è l'obiettivo di questo incontro? Intanto è un'iniziativa congiunta da parte del vescovo, il nostro pastore della diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giordanella, e poi dei sindaci di Petrosino, Giacomo Anastasi, di Marsala, Massimo Grillo e di Mazara, che invitano tutti i colleghi, colleghi sindaci, colleghi assessori delle giunte, i consiglieri dei consigli comunali di questa parte di territorio a mettersi insieme per sostenere uno dei settori più vitali della nostra economia, che è quello della viticoltura, che oggi invece versa in condizioni davvero disastrose. E per più di un motivo. Intanto per il tema delle infrastrutture, per il tema di aiuti a patrimonializzare le cooperative sociali, quindi non a fondo perduto, ma bensì per iniziative di tipo produttivo. E altri interventi che hanno lo scopo di sostenere un settore che oggi è abbandonato dalle istituzioni regionali. Lo dobbiamo dire, perché non è possibile scoprire soltanto adesso che le nostre dighe non sono manutenute, non sono collaudate, che non servono al loro scopo. Dove erano i governi dei decenni precedenti? Dove sono stati finora? Che la rete idrica è un colabrodo, lo sappiamo tutti, da decenni, e potremmo reiterare così. Ma non è il tempo della polemica, assolutamente, come ci insegna il nostro vescovo Giordanella, è il tempo invece di metterci tutti insieme, fare proposte a questo governo regionale, farci portavoce di un intero settore per portare proposte concrete alla Regione Sicilia, sperando di essere ascoltati. Questo è il compito della politica, questo è quello che siamo qui a fare oggi. Conosciamo tutti la feroce crisi che sta attraversando il nostro territorio, il comparto agricolo in generale, in particolare quello vitivinicolo. Quest'anno la crisi si è ancora di più esasperata, per questo abbiamo ritenuto, insieme al sindaco Grillo di Marsala, al sindaco Quinci di Mazara, di promuovere questa iniziativa in una logica di network, in una logica di alleanza. Abbiamo invitato tutti i sindaci della provincia, abbiamo invitato le organizzazioni di categoria, abbiamo invitato le cantine sociali per discutere della crisi e ad arrivare a definire delle proposte. Questa non è un'iniziativa semplicemente sterilmente di protesta, ma vuole essere un'iniziativa che mette insieme le istituzioni e chi fa agricoltura nel nostro territorio per ragionare e identificare risposte concrete. L'indifferenza e il silenzio che fino ad oggi sono arrivati, ahinoi, dalla regione siciliana non è più tollerabile. Si sta votando proprio in questi giorni, in queste settimane, una legge finanziaria, una variazione di bilancio importante. Non è assolutamente sopportabile per i nostri territori e per le nostre comunità che un solo euro sia destinato a dare delle risposte concrete. Quindi questa sera nel confronto, nel dialogo, vogliamo ragionare, vogliamo confrontarci per identificare delle risposte concrete che rispondano intanto all'emergenza della crisi, identificando ristori che vanno dati ai nostri agricoltori, ma non ci fermiamo solo qui perché siamo ben consapevoli che questa è una crisi più complessa, una crisi di sistema, per cui bisogna lavorare anche sul modello delle cantine sociali, sul modello cooperativo, aiutandole a capitalizzarsi e bisogna fare un ragionamento più ampio di prospettiva sul modello della vitivinicoltura nel nostro territorio che sia capace di guardare lontano e tante altre proposte che molto probabilmente già nel tavolo di questa sera arriveranno. Quindi quello che vogliamo stasera è di identificare un documento condiviso di proposte concrete che porteremo alla Regione Siciliana, che porteremo al Presidente Schifani per avere delle risposte serie per il nostro territorio e per i nostri agricoltori, perché questa non è una crisi semplicemente di comparto. La storia di questo pezzo del Trapanese, ma direi di tutto il Trapanese, è fatta di agricoltura. Questa è la nostra identità, la nostra storia. Se collassa definitivamente il comparto, rischiamo davvero una crisi non solo economica, ma anche sociale. Quindi abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte immediate. La regione siciliana non può continuare ad essere silente. Noi rischiamo il crollo, le proposte sono semplicissime.
semplicissime, all'intervento di supporto, di sostegno per tentare che non si avviino procedure o programmi di abbandono dei terreni, delle coltivazioni, perché è un rischio concreto che corriamo. Credo che bisogna supportare gli agricoltori da una parte, le cantine sociali dall'altra, ma contestualmente avviare un piano di ristrutturazione, di riorganizzazione che consenta le cantine sociali di essere più competitive, innovative. Noi abbiamo modelli di cantine sociali ormai arcaiche, superate. Abbiamo bisogno di ristrutturare, di riorganizzare attraverso un piano ponderato, con il supporto, l'aiuto di tecnici che consentano di poter avere anche strutture di commercializzazione all'avanguardia, in grado di poter fronteggiare i mercati della globalizzazione. Ecco, questo secondo me deve essere la piattaforma che consente da una parte di avere il governo nazionale e regionale dalla nostra parte, indicando questo della crisi dell'agricoltura vitivinicola in particolare come la priorità della nostra agenda politica, perché se cominciamo o continuiamo con le dispersioni di energie di carattere finanziario non arriveremo da nessuna parte, non approderemo al risultato che tutti noi auspichiamo.